Stato, poi degli archivi generali della Grecia sul filerenismo e poi documenti che vengono pure da Cipro, perché quindi c'è archivio di Stato, archivi generali e società di studi ciprioti. E ho usato il termine filerenismo. Filerenismo è stato un movimento molto, ma molto importante. Intanto quando è nato, nasce diciamo alla fine del Settecento, con l'illuminismo, con quelli che cominciano a viaggiare, ad andare in Grecia, a vedere le antichità, eccetera. Poi, pure perché c'era pure una guerra turca con Orlov, con Caterina II, in pratica, che sosteneva, in qualche modo voleva che i greci si liberassero. Guardate che c'è qui una chiesa, la chiesa dei greci, via dei greci, che in pratica è del 1518. Alla fine del Settecento, per farvi capire anche il clima che si era creato dentro Napoli, alla fine del Settecento cantavano dentro la chiesa un inno, un tropario cosiddetto, dove in pratica loro invocavano Santa Caterina, era il nome della Russia, invocavano quindi Santa Caterina per liberare, per arrivare con le sue armate fin dentro Santa Sofia. Quindi guardate, questo per esempio è un inno che veniva cantato a Napoli. Poi che è successo? Poi guardate che a Napoli poi era piena, nel Settecento, era piena di caffettieri greci. Le caffetterie erano dei greci. I greci hanno votato i caffè. Però queste caffetterie erano dei caffenio, dei bar, eccetera, ma erano dei circoli culturali, perché in pratica lì andavano poi molti liberali, italiani, napoletani, eccetera, e discutevano. Quindi si parlava anche di politica, si parlava anche del prossimo risorgimento. C'è Stendhal che era arrivato a Napoli e dice: guardate che ho avvertito un grande rumore a Napoli, i greci non vedono l'ora di liberarsi. Questo Stendhal l'ha scritto nel 1817, che stava a Napoli. Quindi già le avvisaglie della rivoluzione c'erano. Quindi il filellenismo perché? Quindi il filellenismo vuol dire quelli che in pratica, affascinati dalla cultura greca, anche perché diciamo c'era una contrapposizione tra cristianesimo e islam, quindi c'era tutto un appoggio anche dell'Occidente a favore della Grecia per poterla liberare. Quindi il filellenismo nasce così e arrivano molti a combattere là. E bisogna dire che il movimento filellenico non è un movimento che si estingue con la liberazione della Grecia. No, continua fino a tutto il 1800, perché troviamo dei filelleni italiani che vanno a combattere nel 1866 in Tessaglia, nel 1897 a Creta, il figlio di Garibaldi, Ricciotti Garibaldi, eccetera, i garibaldini arrivano fino allora e vanno a combattere là. E poi gran parte di questi filelleni li troviamo anche coinvolti, diciamo, al Risorgimento italiano. Per questo vi ho detto che Romei, per esempio, lo troviamo sulle mura di Messina a combattere contro i borbonici. Quindi è un movimento molto importante e in qualche modo possiamo dire che il Risorgimento greco ha dato anche una spinta al Risorgimento italiano. Allora, che cosa vi posso far vedere? Possiamo procedere un po'?